Io i miei eredi in casa non ce li voglio, sono un razzista. Sono un razzista cristiano cattolico. Gesù Cristo non era nero, era ebreo ma non era nero. Se questi mi distruggono la casa e li devo mandare, o distruggono il vicinato perché escono nudi di casa, no? Come faccio io a tirarli via? La prima parola che ha detto, dove sono scappati questi? È la sua prima parola. È la prima volta che qualcuno mi dice delle parole così. Io i miei eredi in casa non ce li voglio, sono un razzista. Sono un razzista cristiano cattolico. Gesù Cristo non era nero, era ebreo ma non era nero. Ma era evidente che non sembravano degli operai assunti, ma sembravano dei migranti da poco sbarcati da qualche parte. Qui siamo nel centro storico di un paesino. Un nero si vede, 9 neri si vedono 9 volte di più, no? Io avrei almeno la necessità di sapere se queste persone sono fuggite, sono evase da un carcere, sono dei ricercati, sono scappati da un centro d'accoglienza. Che ne so? Se questi mi distruggono la casa e li devo mandare, o distruggono il vicinato perché escono nudi di casa, no? Come faccio io a tirarli via? Sei anni che sono in Italia, ma è la prima volta che qualcuno mi rifiuta una casa affittata regolarmente pagata. Lui pensava che erano italiani, fossero lavoratori che devono abitare, ma stranieri, i neri non entrano. La prima parola che ha detto, dove sono scappati questi? È la sua prima parola. È la prima volta che qualcuno mi dice delle parole così. Paghiamo le tasse tutti ugualmente. Ma come mai il diritto di abitare nelle case non sono uguali? Questo è questo che mi ha fatto male. Mi spiace, ma io sono diverso da loro. Non è colpa loro, è colpa mia, io sono diverso da loro. La razza non è una cosa che ho creato io, ce l'ha data la natura. Siamo diversi, oggettivamente diversi.